Buonasera a tutti. Allora, la mia attività, beh, diciamo che è una passione che mi accompagna da sempre, la musica, e quindi ecco, è una passione che ho fin da piccola, quindi fin dai primi concorsi di canto, da piccolissima, e tutto il mio percorso, le scuole, le lezioni, eccetera. Una cosa che insomma ho coltivato, una passione che è cresciuta negli anni sempre di più, e quindi diciamo fino a diventare veramente la mia vita, in un certo senso, ecco, la passione più grande della mia vita, sicuramente. Nasce dal fatto che sono stata spesso nella mia vita, negli anni, diciamo, in giro da una città all'altra per ragioni musicali, quindi ho viaggiato molto, mi sono spostata molto per la musica, appunto, e mi sono spesso sentita una gitana della musica in qualche modo. Quindi da lì, diciamo, è nata l'idea di chiamarmi Gypsy, gitana, appunto, e quindi poi comunque è un mondo che in qualche modo mi piace, lo sento affine, quindi ecco, essendo sempre in movimento da una città all'altra, ho detto perché non gitana della musica e quindi Gypsy. Fiorucci perché è il mio cognome. Primo singolo importante, firmato anche da me, quindi scritto da me insieme ad un altro autore, è uscito praticamente a maggio scorso ed è Serial Lover, che comunque si trova anche nel mio canale YouTube, si trova comunque in tutti gli store digitali, da Spotify, iTunes, dappertutto. E quindi Serial Lover è il primo singolo, che è contenuto anche lui dentro l'album. Poi il 18 novembre scorso è uscito Specchi di Luce, che è il singolo proprio che ha anticipato l'album, perché poi l'album a dicembre è uscito, quindi diciamo il singolo a novembre, Specchi di Luce a novembre, e il 10 dicembre è uscito in tutti gli store digitali, protagonista del finale, che è il mio primo album da cantautrice, il mio primo vero album, quindi un passo molto importante, una tappa molto importante del mio percorso artistico sicuramente, prodotto appunto. Abbiamo visto un video girato, mediamente non si fanno in bianco e nero, però che riporta un pochettino agli stili di un rock che ultimamente non si è visto, stile degli Evanescence. Praticamente tu comunque vada, hai fatto un giro un pochettino di musica e un rock che comunque sembra un po' più rock, un po' più delicato, quel rock, soft rock, però molto bello No, il video. diciamo che sì, è un pop rock alla fine, con tutte le varie sfumature che ci possono essere. Ci sono all'interno dell'album sicuramente varie sfumature, generi di rock. Quindi andiamo, ci sono dei brani che sono più energici e più rock, appunto, e dei brani che sono più su pop, però comunque la mia vena è rock, comunque la mia è un'anima rock sicuramente, quindi molto affine ad altri cantautori, anche italiani, come ci possono essere la cantautrice toscana, appunto, la Nannini, come ci può essere altri cantautori, insomma, comunque la mia è una vena rock, comunque sì, al di là di tutto. Quindi il videoclip è stato girato nel Monte Argentario, quindi nella bellissima Toscana, in una spiaggia molto suggestiva, molto bella, vicino a Porto Santo Stefano. Ecco. E E poi vediamo. quindi l'idea in bianco e nero è stata un'idea appunto del regista Lorenzo Lombardi, appunto il regista del video, che appunto ha avuto questa idea di girarlo in bianco e nero perché volevamo dare proprio al video un'atmosfera senza tempo. E quindi cosa meglio del bianco e nero potesse rappresentare appunto un'atmosfera senza tempo, perché era quello che richiedeva appunto il video. Delle brusche fermate, diciamo così. Io ero in piena promozione dell'album, con una presentazione dell'album a Bologna, importante, che doveva esserci a marzo, che ovviamente è stata saltata, rinviata, e tante altre cose. Il mio singolo
Il secondo singolo estratto dell'album, e noi abbiamo potuto girare appunto il videoclip, che sarà girato appena possibile, appena questa emergenza finirà, e quindi uscirà il mio secondo singolo estratto, in cui poi ci sarà, seguirà tutta una promozione radiofonica, una promozione stampa e quant'altro. Quindi ecco, abbiamo dovuto soltanto rimandare, perché purtroppo è così. Ma ovviamente capito che veramente tu stai a Bologna, prendi la tua casa discografica a Bologna, dove a Bologna in realtà c'è tanta musica, tanto. Noi abbiamo diversi amici a Bologna, tra cui Franz Campi, Pierfrancesco Campi e tanti altri personaggi come LB and the Garden House, ma proprio si vede che questo mondo, girando l'Italia, poi alla fine per la musica bisogna tornare a Bologna. Eh sì, Bologna è veramente comunque un punto di riferimento importante per la musica in Italia, quindi sicuramente è un centro che è concentrato di artisti, di anche addetti ai lavori, di etichette discografiche, cioè comunque è diciamo sì, è molto importante come punto, direi, come punto in Italia. E quindi è. Speriamo soltanto che questa emergenza passi presto e che si possa tornare. No, io amo i cilindri, è una mia passione, i cappelli, soprattutto i cilindri in particolar modo li amo tantissimo e ne ho tantissimi tipi, di tanti modelli, tanti colori, quindi mi piace come stile, come accessorio, ecco. Ha sempre un qualcosa di magico, il cilindro è misterioso, è come se in qualche modo potesse far uscire delle sorprese dal cappello di tanto in tanto, quindi è un po' magico, no? Se vogliamo, come simbolo. E quindi il cilindro mi piace in particolar modo perché appunto questo qualcosa di magico e di misterioso.